È arrabbiato altre volte. Perché le nostre teorie erano stupide, non perché lo mandavano in prigione. Non dimenticare che è in astinenza. È normale che vada in paranoia. Passerà, dobbiamo avere pazienza. Non abbiamo escluso l'allergia. I farmaci non hanno dato reazioni negative. Le abbiamo aperto la pancia e le è venuto un rash. Abbiamo fatto lo scratch test sulla schiena e le è venuto un rash. Ausa ha escluso il malocchio, ma non può essere una coincidenza. È un po' tardi per giocare alle diagnosi differenziali. Metti via quell'affare, non voglio finire bruciato. I puntatori laser non bruciano, genio. La pelle no, la retina sì. Non ti fidi della mia mira? Basta che ti copri le zone sensibili. Si sbagliava riguardo alle carezze. House! Bisogna fermare l'intervento. Non ha la fascite necrotizzante. Ah, bene. Ha la protoporfiria eritropoietica. È allergica alla luce. È genetica, gliel'hanno trasmessa ai genitori. Lo so che cos'è. L'infezione funziona meglio. Peggiora ogni volta che va sotto le luci della sala operatoria. Il padre la porta fuori e lei... Ha ceduto anche il fegato. Ha ingoiato una torcia elettrica. Ferma l'intervento. Levati dai piedi. No! No! La luce danneggia le cellule del sangue. Le cellule danneggiate contengono protoporfirina. La protoporfirina si deposita nel fegato. Ecco perché il fegato ha ceduto.